Buon pomeriggio, bentrovati a Pubblica Piazza. Avete visto la nostra anteprima con l'intervista di Michela Mancini a Roma al parlamentare Roberto Occhiuto. Chiaramente il tema era quello delle infrastrutture in Calabria, con le questioni tutte aperte ancora degli aeroporti. È un tema che affronteremo anche con più voci in questa puntata di Pubblica Piazza. I tre aeroporti calabresi, il nostro sistema aeroportuale, Lamezia Terme, con oltre 2 milioni di viaggiatori toccati quest'anno, e la necessità, l'obbligatorietà per legge di ricapitalizzare appunto la società. Dall'altra, gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone, che vivono situazioni di grande difficoltà, situazioni assolutamente in divenire, e ne parleremo questo pomeriggio con me in studio il presidente del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, Eroi. Buon pomeriggio, ben trovato Antonio Eroi con noi, e buon pomeriggio a Flora Sculco, consigliere regionale di Calabria in Rete. Buonasera. Diciamo consigliere regionale del Crotonese, quindi ha seguito da vicino la vicenda dall'aeroporto di Crotone. In collegamento con noi in diretta da Reggio Calabria c'è il nostro Francesco Creazzo, che si trova proprio di fronte, davanti l'aeroporto di Reggio Calabria. Buon pomeriggio Francesco, ben trovato. Buon pomeriggio a voi, ben trovati. Sono qua con il segretario provinciale della FILT CGL, Attilio Scali. Buon pomeriggio segretario, avremo modo di dialogare anche con lei nel corso di questa puntata. Prima però una battuta veloce al presidente Eroi, perché so che ieri avete fatto questo consiglio provinciale, in cui chiaramente l'ordine del giorno più importante era questo riguardante appunto l'aeroporto. Oggi leggiamo sui giornali che la maggioranza si è spaccata attorno alla Sogas. Come stanno le cose? Ecco, intanto non è il più importante assolutamente, era uno tra i più importanti. Il più importante perché ieri abbiamo istituito capitoli di bilancio per evitare lo sforamento del patto di stabilità. Abbiamo assestato il bilancio in termine tecnico, per cui la provincia di Reggio Calabria sarà l'unica delle 10 città metropolitane a rispettare il patto. Questo vuol dire possibilità di fare maggiori investimenti il prossimo anno, e non soltanto questo, ma garantire anche i livelli lavorativi nella provincia di Reggio, che non perderà un posto di lavoro. E poi abbiamo comunque istituito un capitolo per il ripiano delle perdite dell'aeroporto, fermo restando che lo scorso anno io, da Presidente del Consiglio Provinciale, ho convocato tra Natale e Capodanno un consiglio per garantire che l'aeroporto continuasse a vivere, e avevamo però assicurato che quest'anno non volevamo spendere nulla perché c'erano le perdite ingenti. Abbiamo fatto una commissione d'inchiesta e eravamo quasi certi che non ci sarebbero state le perdite. Le perdite ci sono state e sono anche pesanti. A per quanto cui, ammontano più o meno? L'aeroporto ha una perdita di 3 milioni di euro. Una perdita importante, perché l'anno scorso abbiamo ricapitalizzato e sostenuto delle spese per 3 milioni e 4, perché 1,7 erano le perdite, 1,7 era un fondo di garanzia, perché noi abbiamo anche delle problematiche aperte come la costruzione dell'aerostazione. Abbiamo molto distante la Regione Calabria, abbiamo avuto una trattonerata, due trattonerate, un bando di gara che è andato deserto per l'ennesima volta, quindi diciamo le problematiche sono tante, e non deve essere, come abbiamo detto, la provincia di Reggio Calabria che va ad esaurirsi, va a morire, è l'ultimo bilancio che noi abbiamo approvato. Non deve essere la provincia di Reggio Calabria a sostenere questo peso, il peso deve essere distribuito per tutta la città. Diciamo che l'aeroporto di Reggio si regge sul pubblico, quindi sì. C'è la provincia di Reggio Calabria che ha la maggioranza delle... Sì, ha quasi il 70%, poi c'è la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria, c'è anche diciamo la provincia e il Comune di Messina, ma come voi ben sapete la provincia di Messina è stata sciolta, l'ex presidente non aveva pagato le quote, quindi abbiamo tentato di recuperare queste quote. La provincia di Reggio ha anticipato anche per il Comune di Reggio Calabria quando è stato commissariato, quindi diciamo che il peso dell'intero aeroporto in questo momento è sulle spalle della provincia di Reggio, e noi ci stiamo preoccupando di garantire sia il funzionamento ma soprattutto il mantenimento dei posti di lavoro. Intanto c'è questa data del 15 dicembre, tra poco ne parleremo, che è la data in cui l'ENAC potrebbe revocare la propria
concessione, però ne parliamo tra poco perché voglio andare su Crotone. Anche qui una situazione abbastanza difficile in questi ultimi mesi, ora sembra si sia stabilizzata, ma insomma lavoriamo sempre in emergenza, consigliere Sculco. E intanto la Regione, a differenza insomma, di quanto accaduto a Reggio e quanto ci ha detto Eloi, ha messo un po' di soldini sull'aeroporto o no? La situazione che riguarda e interessa l'aeroporto della città di Crotone è diversa da quella che interessa l'aeroporto di Reggio Calabria, perché noi siamo in una condizione di gestione della società aeroportuale da parte di un tribunale fallimentare. Dunque siamo stati dichiarati falliti e dunque c'è una gestione provvisoria che è in capo a dei curatori fallimentari. Quindi siamo in una fase di precarietà e noi desidereremmo che invece tutto si stabilizzasse, ma non per continuare a tirare a campare, ma per dare stabilità e soprattutto assicurare una prospettiva di crescita e di rilancio dell'infrastruttura aeroportuale. C'è un dato che è quello che tu hai introdotto della partecipazione della Regione, che ha sempre avuto quote all'interno della vecchia società di gestione in termini percentuali pari al 14%, e ora ha deliberato di partecipare alla costruzione di una nuova società di gestione nella misura di 200.000 euro. Questo ovviamente non determina ancora una percentuale, perché dipenderà tutto dalla partecipazione degli altri enti, se decideranno di partecipare alla costituzione della nuova società, che ovviamente è un fatto che bisogna realizzare immediatamente, perché entro il 31 gennaio noi dobbiamo costituire una nuova società di gestione che si faccia carico di presentare un piano di concordato fallimentare e quindi consentire al tribunale fallimentare di consegnare a questa new co così formata la gestione dell'aeroporto e dargli una stabilità. Tutto questo richiede un lavoro che dovrebbe essere, e finora non lo è stato, giornaliero, continuo, costante, da parte di tutte le istituzioni che sono interessate a mantenere in vita e rilanciare il nostro aeroporto. Intanto l'aeroporto, proprio in questi mesi di difficoltà, ha avuto un esploit di viaggiatori, cioè si è raggiunto quota, mi pare, 250.000. Sì, siamo vicini ai 300.000 passeggeri raggiunti in questo anno, grazie alla presenza di Ryanair, e abbiamo raggiunto queste cifre con solo tre tratte, due giornaliere e una trisettimanale. Quindi diciamo, tutti i dati ci dicono che aumentando le tratte, i voli e il traffico di passeggeri, noi potremmo raggiungere cifre molto più elevate. Fra l'altro, grazie a soli questi tre voli, abbiamo avuto la possibilità di registrare una presenza di il più 50% di presenze turistiche nel territorio della provincia di Crotone, ma anche nei territori della fascia costiera ionica. Quindi, sono due realtà, quella di Reggio e quella di Crotone, sono due aeroporti che tra l'altro sono stati inseriti nel piano nazionale, esatto, degli aeroporti, quindi non solo Lamezia ma anche Crotone e Reggio Calabria, quindi probabilmente bisognerà, come diceva Flora Sculco, lavorare con più intensità perché questi due aeroporti insomma, vivano un periodo più sereno, più tranquillo, si riescono a reggere da soli. No? Allora, Eroi, quindi questo 15 di dicembre, sì, che è la data... insomma, non c'è nessuna data, cioè questa è una data indicativa che l'ENAC ha dato, ma l'aeroporto di Reggio non ha una concessione trentennale, l'aeroporto di Reggio ha una concessione annuale, sia per limiti anche propri dell'aeroporto, insieme all'aeroporto, perché noi abbiamo una collina, quindi abbiamo di fronte, che è la collina di Pellara, abbiamo un atterraggio un po' particolare, ci sono delle procedure di avvicinamento molto complesse, per cui a differenza di Crotone, che ha potuto ospitare Ryanair, noi ad oggi non siamo ancora attrezzati a far atterrare Ryanair, anche se posso dare una novità, il 13 di dicembre, quindi domenica, sì, partirà un nuovo volo che si chiama Air Sud con l'Air Denim, con una compagnia nuova che io ho tentato di portare a Reggio, ringrazio anche Antonio Girella per questo, perché proveremo a fare delle tratte abbastanza brevi con un Fokker 100. L'abbiamo fatto anche per un altro motivo, perché a un certo punto Alitalia pensava di abbandonare il volo su Reggio Calabria Milano e cambiare degli orari, quindi creare dei disservizi. Noi abbiamo un po' forzato la mano, abbiamo messo un volo su Bergamo e abbiamo intanto mantenuto gli orari di Alitalia. E poi da qui in avanti tenteremo anche di fare nuove tratte, abbiamo anche il Torino, e tenteremo soprattutto con degli aerei più piccoli
di captare quelli che sono, diciamo, perché è sempre importante, gli utenti siciliani che preferiscono da Messina venire a Reggio e non andare a Catania. Chiaro. Allora, voglio andare a Reggio Calabria da Francesco Creazzo, che è con il segretario provinciale della FILT CGIL Attilio Scali. Allora, segretario, è partita la cassa integrazione per i lavoratori che tra l'altro avanzano diverse mensilità, quindi una situazione difficile proprio sotto Natale. Lei come la vede? Non è partita, l'abbiamo firmata, dal 1° di gennaio. Abbiamo firmata, è diciamo, un sacrificio grosso che però consentirà 1 milione di risparmio sul percorso del personale alla società. Ed è diciamo, quello che potevamo fare per evitare di essere noi responsabili della chiusura, perché in realtà il 15 dicembre è una data importante, non trascurabile. L'ENAC stabilirà se rinnovare anche la concessione provvisoria. Se decidesse di non farlo sulla base di una valutazione del piano che gli verrà presentato, significherebbe sostanzialmente che la società non ha più, diciamo, non deve più gestire l'aeroporto. E quindi praticamente i lavoratori andrebbero tutti a casa? Con buona probabilità, sì, no, quantomeno non subito, ma comunque dovrebbe essere istituita una nuova società pubblica o privata che sia per gestire l'aeroporto. E magari assorbirà qualcuno, ma non tutto il personale che c'era, per cui insomma noi ci siamo sentiti in dovere di sostenere la nostra parte del percorso. Io ho paura che gli altri enti diciamo, non siano stati altrettanto celeri e attenti a fare questa operazione, perché mentre noi abbiamo sottoscritto l'accordo di cassa integrazione, che è veramente un peso enorme, anche di sofferenza, perché i lavoratori hanno preso un anticipo sullo stipendio di luglio, capite che insomma è una cosa gravissima. Gli altri non hanno deliberato, hanno solo deliberato, ma non hanno materialmente fatto i versamenti, perché questo è il punto. Cioè, l'ENAC chiedeva che tra le altre cose ci fossero i versamenti da parte degli enti pubblici proprietari. Questi versamenti delle quote non ci sono. Quindi chi è che non ha versato? Segretario, lo chiedo anche ad Eroi che è qui su, chi è che non ha versato? Che la provincia lo farà è fuori discussione, anche se la riunione di ieri è stata una riunione del Consiglio Provinciale un po' strana, in cui si è spaccata la maggioranza ed è passata l'approvazione per il sostegno della minoranza. Eroi non è d'accordo sul fatto che Scali, si è spaccata la maggioranza. Scali fa bene lo dicono i giornali. No, Scali fa bene il sindacalista e lo ringrazio. Lo dicono i giornali. Comunque poi dico, a parte questo, la regione, poi magari mi dirà, poi dirà anche lui quello che ritiene. Poi c'è la regione che insomma ha deliberato anche lei, ma tutti deliberano ma nessuno materialmente prende il portafogli e tira fuori i soldi. Siccome siamo sotto Natale, siamo alla fine dell'anno, io ho paura che le tesorerie poi degli enti chiudano, pubblici siano chiuse e che il rischio sia quello che non è un rischio, le cose arriveranno chissà quando. L'ENAC voleva, tra le altre cose, voleva tre cose sostanzialmente. La riduzione del costo del personale, e noi insomma abbiamo firmato la cassa integrazione, più di questo non potevamo fare. Voleva materialmente il versamento delle quote da parte degli enti soci, e terzo voleva un piano di sviluppo dell'aeroporto, che francamente ci sembra stenti essere presentato, cioè non so che cosa verrà presentato. Quando abbiamo chiesto al Consiglio d'amministrazione di spiegarci che cosa stavano facendo, ci hanno detto che stavano preoccupando di recuperare i crediti del passato, che è una cosa sacrosanta, ci mancherebbe, ma non è un piano di sviluppo. Allora, quindi non so cosa presenteranno. Segretario Scali, resti con noi perché voglio che intervenga in questa discussione, però a proposito proprio di questo piano diciamo industriale per l'aeroporto. Volevo, dottoressa Casciaro, volevo rispondere, erano tre le richieste. Sì. Allora, la prima, che era quella la riduzione, allora io intanto ringrazio i sindacati perché hanno sottoscritto la cassa integrazione, ma non è che hanno fatto una cosa che è negativa per loro, anche perché quando Berlusconi istituì la cassa volo e quando la famosa cordata CAI salvò l'Italia, per cui hanno una cassa molto particolare, vanno a prendere gli stipendi ogni mese
e hanno circa l'80% dello stipendio, quindi non è che parliamo che sono andati alla rovina queste persone. Non è normale, è una cassa speciale. Quello che non potevano fare, non lo potevano sottoscrivere prima perché bisognava avere due bilanci in negativo. E noi, quello che non si dice, è che il primo anno di gestione abbiamo avuto un bilancio positivo. Quindi un aeroporto che ha un bilancio in positivo, qualcosa di importante ha fatto. Dico, al di là di questo l'abbiamo già fatto, il mio amico sindacalista dimentica di dire che a Reggio Calabria finalmente l'handling lo cura Avia Partner, che non è l'ultimo arrivato, ma che è una società di servizi aeroportuali che lavora in Belgio, lavora a Roma, lavora a Milano, quindi non parliamo di feste, già un primo risparmio l'abbiamo attuato. Che poi manchi il piano... diciamo che manchi un manager, questo è sotto gli occhi di tutti, perché ci vuole un manager che stabilisca le rotte, faccia tracci le strategie, il piano industriale. Il problema è che concorderemo anche che col personale qui col i personale... lavoratori invece sostengono. No, aspettate, fammi finire. Un attimo, Francesco, i lavoratori possono sostenere quello che vogliono, ma hanno due voli al giorno, quindi loro devono sostenere intanto il lavoro e devono lavorare, e siamo d'accordo, devono essere pagati. Sì, no, mi riferivo all'handling, sì, Presidente. L'handling era una entrata, no, assolutamente, che esternalizzando l'handling era stato gestito da una società parallela. Era una società in house della Sogas, era lo Sogas Service, che ha accumulato 1 milione di euro di perdite in un anno. È una cosa vergognosa, e Attilio sarà d'accordo con me. 1 milione di euro, non la Sogas, Sogas ma Service. O no, Attilio? Allora, Sogas Service è stato un fallimento. Sogas, esatto, era stato un fallimento. Per gestire i servizi che non volevano, diciamo, essere. Siamo onesti. Ma scusa, Antonio, perdonami. Non diciamo cose che non esistono. Esatto. La Sogas Service è in perdita. La Sogas Service è stata costituita da Sogas, da Porcino e Calarco, esatto, a suo tempo, sì, perché volevano collocare lì il settore pulizia, il settore PRM, cioè l'assistenza, ci hanno caricato anche l'handling. Perché la società sia in perdita è una follia, non è vero assolutamente. No? I bilanci mi dicono che è in perdita perché la Sogas non ha pagato i servizi. Attilio è stato estremamente onesto, su questo gli do atto. Questa società è nata perché tantissime società di servizi private avevano dei lavoratori dentro l'aeroporto che grazie ai sindacati sono stati stabilizzati. O sbaglio, Attilio, con Sogas Service? Cioè i PRM sono stati stabilizzati, giusto? Quindi non è che il fine fosse quello della stabilizzazione, però gli abbiamo dato un futuro. Il fine è stato quello di... Giusto? Io sto dicendo che la Sogas Service non era in perdita. Però la Sogas Service riceveva le commesse dalla Sogas. Quindi comunque, la Sogas non l'ha pagato e la Sogas Service è in perdita. Praticamente adesso accade questo. Se la Sogas fallisce non succede nulla, però noi abbiamo un esempio negativo che è quello di Rimini, l'aeroporto di Rimini dopo il fallimento della società di gestione. Allora, il problema, scusami Antonio, non è il fallimento, perdonami. Bravo, il problema è che l'ENAC revochi la concessione. Bravo, perfetto. Questo è il 15 dicembre sapremo di più. È così. Allora, voglio un attimo ritornare però su Crotone, perché le vicende di Reggio Calabria un po' si intrecciano anche con quelle di Crotone, perché anche a Crotone c'è una gestione pubblica. Io allora mi chiedo, no, ma questi aeroporti è possibile che siano gestiti solo dal pubblico? Non ci vuole anche la mano del privato? Io ritengo di sì, perché solo il privato è in grado e interessato a fare business e quindi a realizzare magari business per se stesso, ma comunque questo lo porta a realizzare sviluppo e crescita. E ritengo che le infrastrutture non possano essere gestite dal pubblico e quindi dai comuni, dalle province, che già hanno delle difficoltà a mantenersi in vita. Figuriamoci se possono ritenersi in grado, anche dal punto di vista economico, non solo manageriale, perché là è anche la grande difficoltà di gestire un'infrastruttura aeroportuale. Dunque l'errore del passato è stato questo, lasciare nelle mani esclusive del pubblico la gestione delle infrastrutture, e questo ne ha comportato il fallimento della gestione. Adesso, con l'esperienza negativa che noi abbiamo accumulato, dobbiamo ripartire costruendo un nuovo modello di gestione, che in partenza dovrà essere fatto
e questo mi riferisco al caso di Crotone, dal pubblico, perché nessun privato è interessato, diciamo, ad entrare in una situazione fallimentare di precarietà. Quindi il pubblico dovrà farsi carico in questa fase di costituire una nuova società che riporti, che faccia uscire dal fallimento la società aeroportuale. Dopodiché dovrà fare un bando internazionale o magari un bando anche, diciamo, per raccogliere l'interesse di privati ad investire nella società di gestione aeroportuale, che dovranno avere, anche se si vorrà e si deciderà di mantenere una quota del pubblico, dovrà essere minima, ma almeno l'80% delle quote di gestione dovrà essere data e affidata ad un privato. Quindi questo dovrà essere l'obiettivo. E noi abbiamo già raccolto interessi di numerosi privati ad entrare nella società di gestione dell'aeroporto di Sant'Anna, e non solo per l'attività volativa, ma anche per attività che si devono realizzare a terra, perché noi abbiamo, diciamo, un sistema aeroportuale che presenta anche delle caratteristiche fisiche diverse da quelle degli altri aeroporti. Intanto perché voglio ricordare che l'aeroporto di Crotone è il primo aeroporto calabrese, perché nasce come aeroporto militare e dunque era dotato di un'area, e lo è ancora, molto vasta, che non è del tutto sfruttata. Molti investitori esterni italo-tedeschi si sono già presentati, li abbiamo già incontrati insieme al governatore Mario Oliverio. Però poi si sono tirati indietro, sbaglio? Sono tirati indietro, sono ancora in piedi, sono ancora interessati, perché hanno individuato l'aeroporto di Crotone come punto strategico nella geografia europea e euro-mediterranea, perché loro vorrebbero realizzare, questo è un investimento che io credo possa portare numerosi vantaggi non solo in termini occupazionali nel nostro territorio, ma anche, diciamo, di sviluppo complessivo all'intera regione Calabria, perché vogliono realizzare nell'area contigua al recinto aeroportuale degli hangar per il rimessaggio di grandi velivoli, quelli cosiddetti di nuova generazione, che non trovano spazio e posto in altri punti che esistono in Europa, e quindi per fare il rimessaggio questi grandi aerei devono rivolgersi devono andare in America oppure in Qatar. Quindi realizzare in Italia e in un punto come quello della città di Crotone, che dal punto di vista geografico è strategico, questi grandi hangar potrebbe portare sviluppo all'intera area calabrese. Tra poco le faccio vedere, consigliere Scudo, tra poco vi faccio vedere un servizio che abbiamo preparato proprio su queste ultime vicende dell'aeroporto di Crotone, però mi riaprite per fare il collegamento con Reggio, con Francesco Creazzo, lo vediamo anche qui nel nostro LED wall. Allora, col segretario provinciale. Segretario, diceva Flora Sculco, per quanto riguarda ad esempio l'aeroporto di Crotone, che è un altro aeroporto che, insomma, ha attraversato e attraversa un momento difficile come quello di Reggio Calabria, la sfida è avere una società pubblico-privato, cioè far entrare il privato all'interno della società dell'aeroporto. Lei sarebbe d'accordo a fare la stessa cosa su Reggio? Allora, io non ho nessuna preclusione ideologica contro le privatizzazioni, però considerarle la soluzione del problema, francamente, mi sembra anche assurdo. Il punto è un altro, il punto è che le privatizzazioni vanno fatte secondo le regole, questo è il punto. Allora, a me il fatto che ieri in Consiglio Provinciale sia successo quello che è successo accende una lampadina d'allarme. Dico, non è che magari c'è tutta una manovra per far entrare i privati dentro l'aeroporto, nella società di gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria, magari, senza che questo passi per i bandi magari, che sono invece che dovrebbero essere fatti. Così, ma è solo un mio pensiero. Magari, attivo, no, dico magari, perché noi nel 2008, tu sai bene, abbiamo speso un milione e mezzo di euro per una procedura che doveva garantire il 40%, tu lo sai, abbiamo speso solo un milione e mezzo di euro di consulenze e non abbiamo privatizzato nulla, ti ricordi? Certo, ma perché nessuno ha interesse a entrare in una società in perdita. Allora, al tu, che, capite, ascolta, io mi chiedo, ti chiedi, no, scusa, Antonio, sì. Io mi chiedo, scusami, che motivo c'è oggi di entrare in una società che è altrettanto in perdita? Perfetto, adesso però comunque mi chiedo ancora se non sia più importante, non sia prioritario ipotizzare un rilancio dell'aeroporto attraverso un piano, appunto, industriale serio, piuttosto che pensare che la privatizzazione sia la panacea di tutti i mali, perché in realtà con questo sistema delle privatizzazioni
Il nostro paese, e non parlo ora quindi soltanto di Reggio Calabria, si è venduto tutto quello che c'era da vendere. Quando poi non avrà più niente da vendere, non so che cosa farà per guadagnare soldi. Segretario Scali, facciamo fatto, le privatizzazioni. Attivo, perdonami, spiego la questione del Consiglio, così almeno l'ha capito una volta per tutte, la spiega al grande pubblico. Tu non hai bisogno di spiegazioni, però ti tranquillizzo su quello che è successo ieri. Ieri è successo un assestamento di bilancio per cui abbiamo dovuto recuperare qualcosa come 19 milioni di euro per non sforare il patto di stabilità. In questo è stato istituito un capitolo per ripiano perdite della Sogas, no? Quindi ieri alcuni colleghi che alzano la manina e pagano, come ho detto io il Natale scorso, ai vostri dipendenti, ai nostri dipendenti, pagano col proprio patrimonio, non se la sono neanche sentita di istituire il capitolo. Ma il capitolo cosa vuol dire? Che da qui a 2-3 giorni dobbiamo fare un PEG e sul PEG mi devono ripresentare la deliberazione con il visto di parere di regolarità contabile e le persone dovranno tornare a votare. Ieri c'erano in aula, perché la seduta era di seconda convocazione, ad apertura dei lavori 14 persone. Quando si è votato per la Sogas 4 sono uscite. Quindi c'era un numero legale garantito, doveva essere di 9, ce n'erano 10. Il mio, vicepresidente Saletta, che è anche il vice sindaco di Palmi, è andato via, cioè è rimasto, ma si è astenuto. Non si è spaccata nessuna maggioranza. Il sindaco Gianni Barone, il sindaco di Palmi, si era innervosito perché noi avevamo garantito che non tornava più la questione Sogas, perché noi siamo a scadenza, 1.900.000 o 2 milioni di euro, piuttosto che investirli sull'aeroporto, volevamo farli in infrastrutture che rimangono sul territorio. Quindi questa emergenza noi ce l'accogliamo, però ci sono le persone che sono sia di destra che di sinistra, che non guardano all'interesse, non c'è una maggioranza, lì c'è un interesse pubblico, quindi quelle 9 persone che hanno votato non sono né di destra né di sinistra, sono persone che vogliono il bene della città, che poi si possono chiamare Mi metto battaglia, che è il tuo collega e che è del PD, o Pinone Morabito, ti posso dire che c'era seduto anche Antonio Roy, Giuseppe Raffa, e anche non c'è maggioranza, capisci Attilio? C'è un interesse pubblico che va al di là degli schieramenti. C'è, Presidente, indubbiamente una parte del centrodestra non ha votato. No, molta parte del centrosinistra non si è presentata. L'onorevole Giovanni Nucera, che parla e fa chiacchiere e va all'aeroporto sentendosi il padrone, non ha mai votato, non ha mai ricapitalizzato un euro. Perché non ve la prendete con lui, con questo signore che è alla regione e non ha mai alzato la mano? L'onorevole Giovanni Nucera, mio vicepresidente Attilio, amico non me tuo. La prendo con nessuno. Io sì, io me la prendo. Io non me la prendo con nessuno. Io dico semplicemente che Raffa, che è il presidente della regione, della provincia, e che è di centrodestra, presenta una delibera e il centrodestra non la vota. E l'abbiamo come non la vota? Allora, mi sorprende. È passata a maggioranza. Superiamo questo scoglio perché devo andare in pubblicità. Torniamo tra poco e parleremo anche di questa società unica degli aeroporti. Ne parleremo tra poco. Restate con noi. Doctor Sport, tutti i giorni ore 19:30, solo sulla C. A tutto campo, lunedì ore 15, solo sulla C. Per conquistare salute e benessere esiste una strada naturale da percorrere. Scopriamola insieme. Nelle varie puntate cercheremo di ottenere la diffusione sana, corretta, efficace dei principi e delle metodiche che compongono l'universo delle medicine che possono rientrare nella definizione di naturale. Siamo convinti che solo un'informazione di qualità, realizzata grazie alla competenza dei professionisti del settore, possa fare la differenza. Seguiteci quindi, vi aspetto, per scoprire insieme l'affascinante mondo delle medicine complementari. A presto! 30 minuti con la medicina naturale, tutti i martedì, ore 13, solo sulla C.
Allora, rieccoci, ben arrivati in studio, aeroporti, una schiarita tra le nuvole, il nostro interrogativo, stiamo provando a capirci di più questo pomeriggio tra la situazione che sta attraversando l'aeroporto di Reggio Calabria con questo 15 dicembre in cui arriverà una dichiarazione dall'ENAC se continuerà con la concessione o meno, i lavoratori che sono stata firmata la cassa integrazione, Crotone invece che sta vivendo un momento diciamo così di calma piatta, ma entro il 31 di gennaio 2016 bisognerà capire e mettere mano realmente alla situazione. Prima di ritornare insomma al dibattito con gli ospiti e con il collega Francesco Creazzo che è a Reggio Calabria con il segretario provinciale della FILT CGL Scali, voglio farvi vedere questo servizio che riassume un po' la situazione che sta vivendo al momento l'aeroporto Sant'Anna di Crotone. La vediamo insieme. Un aeroporto dalle mille potenzialità, a fine novembre ha toccato quota 250.000 passeggeri, ma che stenta a decollare. In attesa che arrivi una schiarita tra le nuvole, la Regione Calabria ha messo sul piatto 3 milioni di euro per consentire la richiesta della proroga dell'esercizio provvisorio ai curatori fallimentari. A questo si aggiunge la somma che i comuni costieri del Crotonese hanno messo a disposizione non solo per la salvezza, ma anche per il futuro dell'aeroporto Pitagora Sant'Anna. L'importo è stanziato da 8 enti, oltre che Crotone, Cirocero, Marina, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa e Strongoli. Ma arriva anche, come ormai noto, dalle famose royalty derivanti dall'estrazione del metano in mare. La tormenta per il momento è passata, ma ora è necessario lavorare a tavolino per costruire tecnicamente il percorso più opportuno, un piano industriale e finanziario che dia stabilità allo scalo. Quindi dare un po' di stabilità a questo scalo che al momento, lo diceva prima Flora Sculco, sta attraversando un momento di curatela fallimentare. Quanti sono i dipendenti dell'aeroporto di Crotone al momento? Io ricordo qualche settimana fa un articolo uscito anche su una rivista nazionale e anche un servizio di report proprio sull'aeroporto di Crotone su come si è gestito fino ad oggi l'aeroporto è paragonato a una, insomma, un'infrastruttura di medesima più o meno medesima grandezza però in Polonia, no? E probabilmente in questi anni si poteva fare certamente di più per questo aeroporto che ha vissuto momenti veramente molto difficili. Sì, non ci hanno creduto, diciamo, nell'infrastruttura aeroportuale, in primo luogo le istituzioni locali che guardano sempre, mettono sempre in coda ai bisogni le infrastrutture, quando invece io credo che non possiamo, se vogliamo, costruire un percorso di crescita e di sviluppo prescindere dalle infrastrutture, e l'infrastruttura aeroportuale, il suo potenziamento non può che essere rappresentare un punto di forza del territorio crotonese, ma dico dell'intera fascia ionica, che non ha infrastrutture viarie alternative che possono consentire la mobilità dei cittadini, e dunque è imprescindibile la presenza dell'aeroporto di Crotone così come localizzato, e soprattutto è imprescindibile un suo potenziamento e un suo rilancio. C'è stato, come tu dicevi bene, un paragone fra una città della Polonia, Rzeszów per la precisione, che è una cittadina con le stesse caratteristiche anche fisiche e in termini di numero di popolazione della città di Crotone, e si è rappresentato come in questa città un'amministrazione che ha creduto nel potenziamento e nel rilancio del proprio aeroporto ha creato condizioni di sviluppo complessivo per l'intera area territoriale, e quindi diciamo come questo modello ripetuto ed esportato nel nostro territorio avrebbe potuto creare dei vantaggi per l'intero territorio. Io ci credo ancora, e per l'aeroporto di Crotone mi sono battuta veramente come una leonessa, e anche in consiglio regionale ho chiesto che, nonostante diciamo, fosse stato dichiarato il fallimento della società di gestione, si potesse ripianare la perdita che aveva accumulato la Regione come propria partecipazione. La Regione ha erogato ai comuni una parte delle quote royalty spettanti ai comuni costieri derivanti dall'estrazione del metano nel mare crotonese, e attraverso le royalty i comuni hanno erogato delle risorse
per consentire la gestione provvisoria dell'aeroporto. Ovviamente non basta, bisogna mettere molte più risorse per dare un segnale anche che le amministrazioni comunali credono in questa infrastruttura. Ovviamente non vogliamo che si carichi tutto sulle amministrazioni comunali, ma in questa fase è richiesto il loro massimo impegno e soprattutto l'impegno massimo della Regione Calabria, che fra l'altro in fase è stato già approvato e quindi è in fase di formazione dei bandi che daranno poi luogo alla erogazione delle risorse, ingenti risorse che l'Unione Europea mette a disposizione della Regione Calabria, che dovranno una parte essere destinate al potenziamento infrastrutturale dei nostri aeroporti. Quindi noi non desideriamo che le istituzioni gestiscano le infrastrutture, ma che assicurino un potenziamento infrastrutturale e quindi, ad esempio, per farci capire, anche un prolungamento della pista che possa consentire l'atterraggio dei grandi velivoli, la costruzione di hangar, magari anche delle scuole, degli aeroclub dove i nostri ragazzi possano prendere il brevetto da piloti, perché su questo voglio ricordare, lo farò anche magari nella sede istituzionale regionale, in consiglio regionale, che noi abbiamo in Calabria 3 scuole con indirizzo aeronautico, una a Pizzo, una a Reggio Calabria e una a Crotone, dove si formano dei ragazzi che si predispongono a diventare piloti di aerei. Il brevetto da pilota, solo quello di primo livello, e quindi le prime 15 ore per acquisire un brevetto, costano allo studente 13.000 euro, che i nostri studenti potrebbero spendere sul loro territorio regionale. Perché altrimenti non vanno a fare questi... Vanno questi fuori, o comunque, essendo ingente e onerosa la cifra che poi si riverserebbe a carico delle famiglie, potrebbe la Regione farsi carico, ad esempio incentivando i ragazzi meritevoli di questa somma, per consentire ai nostri studenti di prendere qui il brevetto di pilota e quindi costruire qui una scuola per piloti. Quindi si possono fare molte cose grazie alle nostre infrastrutture aeroportuali. Bisogna crederci e bisogna puntarci. Bisogna crederci e bisogna puntarci. Intanto a proposito di piano anche per le infrastrutture calabresi, lunedì dovrebbero essere pronte le schede tecniche per il cosiddetto patto per la Calabria, almeno così ci diceva stamattina l'assessore alle infrastrutture Russo, che sta seguendo anche la questione degli aeroporti, e Russo batteva ancora stamattina, contattato da noi telefonicamente, sulla questione della società unica degli aeroporti calabresi, perché dice da soli ogni singolo aeroporto non va da nessuna parte. Ma la soluzione ottimale, seguendo anche l'esempio di altre realtà, lo stanno facendo in Lombardia, l'hanno fatto in Toscana, anche in molte regioni del sud, mettere insieme gli aeroporti per una visione più strategica. Eroi, lei sarebbe d'accordo su questo? Io sono invidioso. Sono invidioso dell'onorevole Sculco, perché lei è sola e si batte a risultati per Crotone. Allora, se uno dei 6 consiglieri che noi abbiamo regionali, perché 5 consiglieri provinciali e un dipendente della provincia di Reggio sono consiglieri regionali, e io non li vedo che alzano la voce o che fanno quello che fa il consigliere Sculco. Io voglio dire soltanto una cosa, adesso mi appello a 2 amici miei che sono il presidente e il vicepresidente del consiglio regionale. Il presidente Irto è dipendente di una partecipata della provincia di Reggio Calabria, e il vicepresidente Francesco D'Agostino è consigliere provinciale di Reggio Calabria. Ma dico, santo Dio, è tanto strano che vi mettiate un attimino sotto un campanile e diciate ma l'aeroporto di Reggio deve essere salvato, perché io sono per una gestione unitaria, ma dal punto di vista manageriale, intanto ci vuole un super manager, uno che capisce cosa vuol dire prendere un aereo, volare, trasformare per esempio Crotone in una cittadina tipo Francoforte Hanno. Non so se uno è mai andato in Germania, ma Francoforte Hanno con Ryanair ha dei numeri spaventosi, è un aeroporto che smista aerei in tutto il mondo ed è una cittadina piccolissima come Crotone, alla fine ci sono 2 stradine di campagna, però è un aeroporto importantissimo in questo momento perché è al centro dell'Europa. E noi siamo al centro del Mediterraneo, Crotone è al centro del Mediterraneo. Io dico, la gestione ben venga, nel senso che c'è una persona che ne capisce, che coordina e dice,
Reggio Calabria fa i voli per l'area del Mediterraneo, va in Africa, sto dicendo ecco degli esempi così banali, Crotone vola sui paesi dell'est, quindi si fa i paesi dell'est, la Grecia, il Medio Oriente, e Catanzaro invece si occupa della Spagna, voli intercontinentali. Dico, un super manager, però le gestioni non possono essere uguali. Una società che ha 130 dipendenti non può avere 130 a Reggio, 200 a Catanzaro e 20 o 19 a Crotone, non funzionerebbe. E poi anche la possibilità di spostamento dei dipendenti, è una cosa molto strana. Noi abbiamo bisogno di un manager che si siede, capisce questa porta aerei, perché poi la Calabria è una porta aerei al centro del Mediterraneo come lo è la Sicilia, questa porta aerei per dove si sviluppa, cosa può portare, allora sì, sono per una gestione unica nel senso manageriale. Gestione manageriale, allora andiamo da Francesco Creazzo in quel di Reggio Calabria davanti all'aeroporto Minniti, che è sempre col segretario provinciale della FILT CGL Antilio Scali. Allora io chiederei a Scali se sarebbe d'accordo alla costituzione di una società unica. Noi non solo siamo d'accordo, ma l'abbiamo proposta ben prima. Cioè, l'assessore Russo è una persona stimabile, apprezzabile, io lo conosco personalmente e ho una grande considerazione di lui. Questa cosa la dicevamo noi della CGL, noi della FILT, parecchi anni addietro. E continuiamo a sostenere che una gestione unica degli aeroporti calabresi permetterebbe una razionalizzazione dell'assegnazione dei voli, una razionalizzazione di tutto quanto, oltre ai risparmi fuori discussione, che avere un solo consiglio d'amministrazione anziché averne tre è già un costo in meno rilevante. E poi il fatto che ci siano più realtà lavorative permetterebbe di gestire meglio, più siamo, più è grande un'azienda, più è grande anche un'amministrazione pubblica, più è possibile evitare problemi per il personale nel caso di inidoneità, perché qui stiamo parlando di personale tecnico e aeroportuale, per cui occorrono delle caratteristiche anche fisiche. Se uno le perde, ecco, in una società più grande può trovare collocazione. Io sempre sostengo, e questo discorso non lo facciamo per il trasporto pubblico locale, siamo per una società unica regionale anche in quel campo, è ovvio, è sempre meglio piuttosto che risolvere le questioni con una logica di campanile, come se i reggini facessero il bene dell'aeroporto di Reggio Calabria. Non è mai accaduto paradossalmente e non succederà mai. Io credo che bisogna superare la logica del campanile e lavorare insieme progettando le cose con una razionalità che oggi francamente mi sembra manchi. Per cui io sono felicissimo che l'assessore Russo l'abbia sostenuto e sono d'accordissimo con lui e penso che sia quella la prospettiva, assolutamente. Quella la prospettiva, non le privatizzazioni, francamente mi sembrano inutili in questa direzione. Quindi su una cosa vi trovate d'accordo, almeno sulla gestione unica dei tre aeroporti? No, io ho detto un manager unico con tre società separate e possibilmente dove il privato abbia almeno il 51%. Io la vedo così. Ah, ok. Penso che l'onorevole Sculco la veda anche così. Io sono perfettamente d'accordo. Intanto dico che le cose, dopo che si dicono, bisogna farle. Perché io sento parlare di società unica da anni e da tempi troppo lunghi. Non possiamo più avere questi ritmi in Calabria. Non è vero, assolutamente. Dobbiamo solo evitare. Se ne parla da oggi. No, se ne parla anche della precedente legislatura di società unica. Perché è la solita tecnica. Per rinviare i problemi da risolvere ora proponendo soluzioni future. Perdona, allora, Flora, sì. Nel 2011 alla BIT di Milano Scopelliti propose la società unica. Se ne parla da anni. Quindi non è una novità di adesso, dell'anno scorso, che l'avete proposta a De Gaetano, purtroppo tanti, come dice l'onorevole Sculco, si riempiono la bocca ma poi di fatti ne fanno ben pochi. Io direi di vivere bene le nostre realtà facendo da volano a quelle che sono anche i privati, perché non vedo perché una compagnia di noleggio, di autonoleggio, non possa avere una quota e gestirsi il noleggio in un aeroporto. Non vedo perché un grande bar, oppure non lo so, io vado a Roma e vedo Mercedes che fa il bar a Fiumicino.
Non vedo perché i privati non debbano dare il loro contributo. Io quando mi fermo in un aeroporto un'ora, due ore, faccio acquisti, consumo da mangiare, vedo le mie nuove mete. Non posso avere un aeroporto che è morto. E su questo do ragione anche ad Attilio, perché noi abbiamo un altro limite, Flora, che è non aver realizzato l'aerostazione, ma per tanti motivi. Per mille motivi, non ultimo anche una gara che è andata deserta, un'altra gara aggiudicata ad una ditta che era in odore di mafia. Se è vero o non è vero non lo sappiamo, sta di fatto che adesso anche la nostra infrastruttura aeroportuale è diventata vecchia, quindi noi andremo anche come Crotone a immaginare un aeroporto nuovo, con nuovi hangar, con nuovi stalli, con nuove strutture, perché noi è vero che vogliamo fare 1 milione di passeggeri, ma dove li ospitiamo, Attilio? Dove li facciamo stare? Che cosa gli offriamo a queste persone, tranne l'aereo che arriva e riparte? Questa è la mia domanda. Allora i privati ci vogliono, capito? E non, i privati non per forza mandano via le maestranze, anzi secondo me dovrebbero prenderne di nuove. Certo, però è che 130, quanti sono i dipendenti della SOCA? Ah, non lo so, io ho chiesto più volte, la pianta organica. Allora, le do i numeri precisi. Sì. I dipendenti della SOCAS sono 57. E SOCAS Service? E accanto a SOCAS Service sono un'altra quarantina. E siamo a? Questo è tutto. Quindi sono 90 dipendenti che gestiscono persone. Al momento. Poi qualcuno fa manutenzione, qualcuno lavora per Alitalia perché l'handling l'Alitalia se l'è tenuto per sé. Arriviamo a un 110-115 dipendenti. No, Attilio? No, i dipendenti di SOCAS... Sto parlando dell'aeroporto, ha chiesto la dottoressa Casciaro dell'aeroporto. Poi ci sono lavoratori di Alitalia, che lavorano per Alitalia... Vabbè, se lavorano per Alitalia... No, attenzione, no, perché Alitalia, a Reggio Calabria, e lo deve dire il nostro amico sindacalista, è l'unico aeroporto dove lavora in autoproduzione, ovvero l'handling se lo fa per conto proprio. No, Attilio? Sì. Quindi sono dipendenti che nel momento in cui... Chi lo nega? Perché siccome tu prima hai detto che l'handling è una ricchezza e porta soldi, ti dirò di no. Se Alitalia non ce lo cede, lo fa con i propri dipendenti, tu sai benissimo che quello che hai detto prima non era tanto reale. Quindi dobbiamo andare a ragionare, dobbiamo avere un aeroporto con più voli. Allora, l'handling, sì. Allora guarda, se la vogliamo dire sana sana... La dobbiamo dire sana sana. Dico che l'aeroporto di Reggio Calabria... aveva un'unica entrata che era quella dell'handling, esatto. Se l'è tolta e non so adesso su che cosa si fonderà. Quindi andiamo oltre i 110 dipendenti, andiamo... quindi quali sono i numeri? I dipendenti magari sono per chiarezza, giusto per spiegare, facciamo una cronologia di questo discorso dell'handling, che sennò gli spettatori a casa non capiscono cosa è successo. Il presidente Eroi lo sa, io lo so, il segretario Scali lo sa, ce lo spiega Scali, ce lo spiega Scali magari, no? Sì. Allora, è semplicissimo, l'handling sarebbe l'assistenza ai voli e ai passeggeri, per cui le signorine che fanno il check-in, per esempio, le persone che fanno il check-in, chi si occupa del carico e scarico bagagli, va bene, tutte queste operazioni di assistenza ai voli e ai passeggeri vengono definite con un termine tecnico handling. E cosa è successo? Ecco, questo handling veniva gestito prima, parlo del 2011, da una società esterna che costava parecchi soldi, 5 milioni di euro. Diciamo sostanzialmente, e noi eravamo felicissimi di questo, il consiglio d'amministrazione decise di internalizzare questa attività perché risparmiava internalizzando rispetto a quello che doveva pagare a quella società. Nel momento in cui è stato internalizzato c'è stato un risparmio, questi sono i fatti. Poi nel 2014 si decise invece di esternalizzare di nuovo. Bravo. Questa esternalizzazione comporta che la società Avia Partner, che gestisce l'handling adesso all'aeroporto di Reggio Calabria, sostanzialmente si fa pagare dalle compagnie aeree e rispetto alla società SOGAS non ha più nessun rapporto, cioè è entrata in aeroporto. La SOGAS posso chiedere una cosa? Nell'handling non prende più niente. Attilio, ascoltami, ma ti risulta che per esempio Blue Express, tu dici c'erano le entrate, ci debba dare qualcosa come 1 milione di euro? Ti risulta o no? Sì, ma quindi che cosa ha portato che Blue Express sia... Sì. Allora, che Blue Express sia perché ripetiamo, Alitalia non paga nulla perché va in autoproduzione. Perdonami, spieghiamo ai telespettatori. Sì. Alitalia non paga nulla, quindi non paga. Scusa, il fatto che una società non abbia pagato quello che doveva ha creato il debito. No, certo, perché poi loro vogliono gli stipendi, però se per esempio chi volava prima
che può essere Volotea, perché Reggio Calabria quelli sono i voli, non è che abbiamo compagnie internazionali. C'era Volotea che è andato via lasciando dei debiti, c'è Blue Express che fa due voli, credo, settimanali, e ha lasciato dei debiti, e abbiamo addirittura debiti di Air Malta che sforava sulle, diciamo, sugli orari, perché partiva in ritardo da Roma, e addirittura noi stiamo pagando delle penali su una società che non ci ha pagato anche parte dell'ENEL. Chiaramente questo però non possono pagarlo i lavoratori. No, quando Attilio mi dice che la società così com'era, cioè gestita, portava soldi, e non è una bugia, però è un, quasi un falso, non che lo dici tu, Attilio, perché non entravano i soldi. Un po' di buon senso, ma oggi la società Via Partner, che dovrebbe, posso? Certo. Prego, dico, prego. La società Via Partner come dovrebbe guadagnare? Se gli interlocutori rimangono quelli del passato, dovrà perdere anche la Via Partner. Io vedo, non riesco a capire per quale motivo si pensa che la soluzione sia la privatizzazione. Adesso, il problema è chiunque gestisca la landing nell'aeroporto di Reggio Calabria deve esigere dei soldi dalle compagnie che volano a Reggio Calabria, che partono, decollano e atterrano a Reggio Calabria. Questi sono i, come è ovvio che chiunque gestisca un servizio debba farsi pagare dalle persone che lo utilizzano. Questo è il punto. Esatto, allora ti dico perché. Non c'è altro da dire, no, cioè, no, il fatto che il Blue Express non sia un buon pagatore, diciamo, sia, è un altro fatto. È ma un'altra, lo sapete, dico, siete a conoscenza, voi come sindacati lo sapete, sì. Come sindacato, ma certo che lo so, e sapete, lo so anche, tu hai detto prima, mi chiedo la Via Partner che fa, mi manda gli esattori, ma fammi dire, posso parlare adesso, posso parlare, hai detto prima, certo, che più sono i dipendenti, più è grossa l'azienda e meglio è, nel caso di fare di tre aeroporti un'unica gestione, giusto? La Via Partner quanti aeroporti rappresenta in Europa? Cosa può garantire? Può garantire collegamenti con altri aeroporti in Europa, fare pagare di meno perché è suo l'handling. Quindi nell'interesse collettivo è meglio che ci sia una società grande e importante che garantisca non soltanto i propri dipendenti, ma che possa mettere in contatto Reggio, per esempio, con Bruxelles, dove c'è la sede, o Reggio Calabria con Valencia. Quindi tu lo sai meglio di me che questo è un investimento sul futuro. Perché, diciamolo in dialetto, siamo pace e patta, cioè non entrava prima, non entra ora, alla fine hai detto bene, che con 1 milione di euro di risparmi forse l'ENAC ci dirà bene, ma solo perché voi avete fatto la cassa integrazione. Di questo vi do atto e merito, Attilio. Allora, io sono dell'avviso che gli unici ad avere fatto il proprio, svolto il proprio compito con senso di oltre la provincia siamo stati noi. Oltre la provincia. Oltre la prego, provincia. Lasciamo perdere su questo oltre la provincia, perché la provincia doveva cacciare via Porcino ben prima di quando l'ha fatto. Quelli sono altri discorsi. Vabbè, l'importante è che... questi sono anche i fatti. E col presidente Raffa ci siamo confrontati più volte sulle problematiche che ha creato Porcino in questo aeroporto. Allora, e adesso la società deve gestirsi i guai che ha fatto quella precedente amministrazione. Intanto c'è stato un incontro proprio nei giorni scorsi tra il presidente Raffa e il sindaco Falcomatà, proprio su questa vicenda, insomma, è attenzionata, diciamo, certo, così. Però probabilmente la strada tracciata, anche se i sindacati mi pare che non sono d'accordo, è quella del privato. Ma io ritengo che l'aeroporto dello Stretto, perché poi alla fine veramente questo è un aeroporto importantissimo, è l'unico aeroporto calabrese ad essere in una città metropolitana. Noi veramente tentiamo di recuperare lo sforzo e recuperare anche i passeggeri di Messina. Io ho visto Renzi, ho visto anche di nuovo adesso il governo e si è reso conto che dovrà pagare le penali enormi e quindi si sta riorientando sulla costruzione del ponte. Ma se ci fosse stato il ponte Reggio Messina, non era solo l'utenza di Reggio Calabria, perché per arrivare a Catania, che è satura con i problemi dell'Etna e con il traffico che c'è, tutta l'area messinese si riverserebbe su Reggio Calabria. Quindi io dico, è il momento di stringere i denti, è il momento in cui ha ragione Flora quando dice stringiamoci tutti, un anno, 2 anni di sacrifici, ma sicuramente avremo, ma veramente, riferire all'aeroporto di Reggio Calabria, anche perché le maestranze sono in gamba, gli amministratori alla fine fanno il proprio mestiere, il proprio lavoro. Reggio Calabria, io ringrazio anche il sindaco Falcomatà, perché con mille difficoltà sta cercando di mettere la quota, hanno già messo il capitolo di bilancio. Quello che noi vogliamo un pochino in più è la regione, ma anche la regione soffre di patto di stabilità, soffre di gravi tagli, quindi siamo in un momento di difficoltà. Secondo me rilanciare l'economia con i privati, con l'aeroporto che accoglie i privati
e che garantisce gli standard qualitativi anche di dipendenti, anche i 100 dipendenti, 120, addirittura non dobbiamo fare i varchi, cioè garantire la sicurezza, e abbiamo anche dei soldi che ci deve dare l'ENAC, che ci darà lo Stato, quindi possiamo creare ancora altri 30 posti di lavoro. Attilio lo sa, mettiamoci con calma a farle queste cose. Questo allora, intanto chiedo a Francesco Creazzo, perché ho visto dietro lui che c'è un campanello di persone, se sono lavoratori che vogliono parlare, noi volentieri li ascoltiamo. Però voglio intanto torno da Flora Sculco, perché quindi la società unica no, però un'unica gestione. No, società unica sì, con un modello che è stato già rappresentato dal Presidente del Consiglio, cioè con un'unica direzione generale che possa però diciamo lasciare una personalità specifica ai tre aeroporti. Quindi ogni aeroporto deve avere una sua caratterizzazione e tutte e tre devono essere funzionali a un unico obiettivo, che è quello dello sviluppo complessivo della Calabria. Cioè fare tre copie non servirebbe a niente, a nessuno. Ma io la butto lì, faccio un po' la provocazione. Ha senso avere tre aeroporti in una regione come la nostra? Certo che ha senso avere tre aeroporti, intanto per l'orografia del territorio, che quindi diciamo, essendo un territorio lungo che si, diciamo, si esplica in lunghezza e che diciamo, contiene diverse caratteristiche che non ci consente di raggiungere e di essere facilmente raggiungibili da altri luoghi dell'Italia, del paese, dell'Europa, da altri posti anche del Mediterraneo, noi abbiamo la necessità di potenziare i nostri aeroporti. Allora ti faccio adesso, ritorno un attimo su Crotone e ti dico le caratteristiche di Crotone. Noi abbiamo di fronte il nostro aeroporto il CARA, il centro di accoglienza per immigrati più grande d'Europa, che diventerà ben presto, per via della legislazione nazionale, un hub regionale di smistamento, cioè dove verranno portati in questo hub tutti gli immigrati che dovranno poi essere smistati per il resto del paese. E come li portiamo nel resto del paese? Attraverso le lettorine dei nostri... Assolutamente ci serve il nostro aeroporto. Abbiamo poi la necessità, e ce lo dicono le cifre, i dati, le statistiche, gli indicatori che ogni anno puntualmente ci vengono diciamo pubblicati anche sulla stampa, dallo Svimez, da Banca Italia, dal Censis, che noi abbiamo il problema delle esportazioni. Come possiamo, diciamo, incrementare il dato delle esportazioni dei prodotti calabresi? Attraverso le infrastrutture aeroportuali e non attraverso il trasporto con la ferrovia. Noi dobbiamo utilizzare dei mezzi veloci e gli aeroporti, diciamo, possono trasformarsi anche in luoghi dove si fanno lo scambio di merci. Però dobbiamo questa domanda anche perché due giorni fa il sindaco di Trebisacce e altri sindaci dell'Alto Ionio Cosentino hanno fatto una spedizione in Lucania perché vogliono usufruire, insomma, delle loro infrastrutture aeroportuali. Quindi non hanno pensato a Crotone, hanno guardato alla Lucania. Quindi forse non ci crediamo neanche noi. No, loro hanno utilizzato il nostro aeroporto, continuano ad utilizzarlo e guardano con interesse lo sviluppo dell'aeroporto, diciamo, di Crotone, che però è l'aeroporto della fascia ionica calabrese, all'Alto Ionio Cosentino, al Basso Ionio Catanzarese. Ovviamente se non vedono che su questo aeroporto si punta e viene attrezzato adeguatamente per potenziarlo, si rivolgono altrove. Noi invece dobbiamo dare la possibilità ai territori calabresi di guardare con interesse alle nostre infrastrutture, non alle infrastrutture, e di utilizzare con interesse le nostre infrastrutture, non quelle degli altri territori. E questo lo possiamo fare anche attraverso interventi specifici che ad esempio potrebbe mettere in campo la Regione Calabria, rendendo praticabile e anche, diciamo, attraverso collegamenti veloci e percorribile il tratto di strada che da Rossano Sibari arriva a Crotone e da Crotone arriva a Catanzaro Lido, attraverso una metropolitana leggera di superficie, attraverso interventi infrastrutturali che sono necessari. E noi oggi abbiamo un'occasione, se io ho il tempo magari adesso, o poi lo dirò dopo, ma abbiamo un'occasione straordinaria che è il master plan, che tu l'hai citato in maniera veloce prima, che
attraverso che ci dice che noi dobbiamo sottoscrivere degli appositi patti per lo sviluppo che saranno poi oggetto di contrattazione con il governo nazionale. Ad oggi noi non abbiamo notizie di cosa si stia, diciamo, scrivendo in questo patto per lo sviluppo di cui la Calabria si deve dotare. E se permetti, vorremmo dare il nostro contributo come rappresentanti dei territori e dei cittadini che su di noi hanno puntato e ci hanno letto a rappresentare le loro ragioni e i loro interessi. Quindi vogliamo partecipare. L'assessore Russo stamattina ha contattato noi, ha detto che lunedì saranno pronte le schede tecniche di questo patto per la Calabria, quindi penso che nella prossima settimana sarà insomma firmato, quindi voi non avete avuto contezza come consiglieri regionali? Assolutamente no. Non siete stati Si sarebbe dovuto discutere in consiglio il punto perché ognuno potesse dare il proprio contributo di idee, ma questo ancora non è avvenuto. Io mi auguro che si farà presto e prima del 31 dicembre, perché Renzi batte i tempi, batte i ritmi e ci dice anche, ci dà delle scadenze. Attenzione che entro la fine dell'anno i patti per lo sviluppo dovranno essere definiti e noi vogliamo che la Calabria si doti di una propria prospettiva e una propria visione di sviluppo di questa regione, che non si limiti ad un'elencazione di infrastrutture e opere, diciamo, fini a se stesse, no, non finalizzate alla costruzione di prospettive di crescita e di sviluppo che non servono alla Calabria. Bravo. Quindi noi vogliamo sapere cosa stanno facendo, e non per curiosità, e non perché vogliamo disturbare nessuno, ma semplicemente perché vogliamo dare il nostro contributo. Volete dare il vostro contributo. Allora, tra poco torniamo da Francesco Creazzo, che è sempre in collegamento con noi in diretta dall'aeroporto Minniti di Reggio Calabria. Ora però andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. Restate con noi. Allora, rieccoci ancora in diretta con voi per parlare di aeroporti, l'aeroporto di Crotone e l'aeroporto di Reggio Calabria. Abbiamo affrontato diversi argomenti, siamo su quello della società unica e non ci troviamo, insomma, molto accordo con il segretario della CGIL di Reggio Calabria, che è in collegamento con noi dall'aeroporto Minniti con Francesco Creazzo. Dovremmo, mi ripristinate per fare il collegamento, perché voglio ripartire proprio da loro, da dove ci eravamo lasciati. Allora, Francesco, ti vedo con un capannello di persone. Chi sono? Sì, sono lavoratori della Sogas, accanto a me c'è Massimo Pennino, che è una delle RSA dei lavoratori Sogas, e le loro richieste sono richieste legate appunto a quello che si diceva prima con il segretario Scali, cioè rispetto alla situazione debitoria che Sogas ha accumulato nei confronti dei lavoratori. Sì, perfettamente. Noi vogliamo solo ribadire che noi la nostra parte l'abbiamo fatta, firmando una cassa integrazione e mettendo di nuovo in gioco la sofferenza delle nostre famiglie. Adesso da gennaio per 2 anni rimane sempre la situazione che siamo sempre sotto di 6 stipendi, perché adesso vengono le feste e noi dovremmo farci le feste in famiglia serenamente come fanno tutti gli altri. Noi lavoriamo e a fine mese un diritto non viene riconosciuto. Questo è quello che noi dovrebbero risolvere, questo problema, prima di tutti gli altri. È quello che vorremmo ribadire fortemente. Senta, io le volevo chiedere dispiace. Questo. Prego, prego. Continui pure. No, dico, dispiace che sembra sempre che è un problema di secondo livello, perché di tutto si parla, però della sofferenza dei dipendenti, che sono anni che non prendiamo mai uno stipendio regolarmente come fanno in tutte le altre realtà. Sarebbe ora di dare una svolta a questo e far rilanciare l'aeroporto e che sia tutto normale come accade in tutte le altre città e gli aeroporti che ci sono in Italia. Lei di che cosa si occupa in particolare? Io faccio parte dell'operativo dell'ufficio movimentazione. Senta, e se dovesse, insomma, dirci
dare anche un giudizio alla gestione, no, di questa società. Perché secondo lei si è accumulato così tanto debito? Che cos'è che non è andato in questa gestione della Sogas? Ma è semplicemente un aeroporto si sostiene con i voli, con gli aerei e le compagnie che vengono. Se qua non arrivano compagnie, perché l'offerta e i passeggeri ci sono, abbiamo dimostrato più volte che ad ogni compagnia che viene qua è attiva una tratta, questa tratta automaticamente si riempie, quindi l'offerta e la richiesta ci sono. Quindi è quello che si deve sviluppare, gli arrivi degli aeromobili e andare alla ricerca di compagnie. Ora, low cost o non low cost, non tocca a noi farlo, questo non è il nostro compito. Il nostro compito è lavorare, è quello che facciamo tutti i giorni. È stato un problema manageriale, secondo la sua opinione? Penso di sì. Allora, resti con noi, non se ne vada. No, Eroe. Sono d'accordo, io vedo questa sofferenza dei dipendenti, tanto che noi abbiamo fatto un consiglio adesso e ne faremo un altro tra Natale e Capodanno come abbiamo fatto lo scorso anno. Ma a guardare le carte, questi nostri dipendenti non è che soffrissero tanto, perché comunque avevano degli ad personam, dei super stipendi. Cioè, I dipendenti. Sono una cosa grave. Tantissimi, certo che è una cosa grave. Tantissimi sono i RIT, che sono i responsabili in turno, cioè per un aeroporto che ha, ripeto, due voli. Non possiamo fare 90 generali e un soldatino semplice. Avevano degli stipendi abbastanza alti, parliamo di qualcosa come un dirigente regionale, oltre 100.000 euro, ma che erano 5, che erano 6, non erano sostenibili. Tanti avevano l'ad personam, ma tanti avevano... Cosa? Non dobbiamo distorcere i fatti. No, Attilio, siccome dice che da un paio di anni che non li pagano, li pagavano oltre... Ma stiamo parlando di allora, alcune persone a cui è stato dato nel passato una persona... Deve avere la bontà, dobbiamo dire la verità, perché se no siete sempre bravi e belli. Ora siete in sofferenza, però quando prendevano 120.000 euro l'anno non soffrivano e le persone prendono in 6 anni. Allora ascoltatemi, abbiamo molte criticità, maneggio denaro, non ridere, la possiamo pubblicare la mia volta, ora, quella 1500 euro al mese, ora, la pubblichiamo, quella di ora. Non è un problema. Prendiamo anche quelle vecchie, ma no, sempre così, io lavoro da 35 anni. Hai preso sempre, non hai RIT, non sei ad persona, ma non hai niente tu, no? No, vabbè, me la guardo. Vabbè, ma io non vado sul personale. Non ce l'ha e non l'ha mai avuto. Io non vado sul personale. Sto parlando di lui. Ecco, io sto dicendo che chi prendeva l'ad persona, ma era un gruppo ristretto di persone, ai quali era stato erano più dei dipendenti, erano più dei dipendenti di Crotone. Ascoltami, Attilio. Il gruppo ristretto. Ma quelli che prendevano la persona erano più dei dipendenti. Ma quando mai? Io non ne dico stupidaggi, dico la verità. Ascoltami. Quindi questa io allora facciamo una cosa. Io pubblico i numeri delle persone che ma le devi pubblicare, devono essere pubbliche queste cose. Così come è pubblico il mio stipendio sul sito della provincia, deve essere anche il vostro. Vabbè, ma quello dei dipendenti. Allora, mi ascolti, dottoressa Casciaro. Quindi c'erano degli stipendi esorbitanti rispetto a quello che facevano. E poi ognuno che arrivava dava più o meno incarichi tipo RIT, 2.000 euro in più l'anno, 1.000 euro, e c'è una situazione paradossale, io la voglio evidenziare. Quindi c'è stata una gestione un po' allegra, è sempre stato così. Voi immaginate che il responsabile diciamo della tesoreria, della ragioneria, il ragioniere capo è un non vedente, cioè siamo al paradosso. Prima l'hanno levato, poi l'hanno rimesso, questo dice che ha perso la vista perché non guardava, non ha registrato delle fatture all'interno. Ma cioè, parliamo di cose che non stanno né in cielo né in terra. Questa sofferenza che loro hanno con la cassa volo, non è vero che stanno facendo sacrifici, perché prenderanno i soldi tutti i mesi, visto che là la prendono questi mesi. Quindi diciamo le cose come stanno. Ci sono stati, è una cassa integrazione che per 2 anni l'hanno fatta anche, le dirò, l'hanno fatta anche in passato e hanno fatto anche dei contratti di collaborazione per cui riuscivano a mantenere anche lo stesso stipendio. Quindi non stiamo sfruttando nessuno, non si ammazza nessuno il lavoro, chi lavora deve essere pagato. Io sono stato artefice lo scorso anno sotto Natale e Capodanno e ho avuto come ringraziamento gli insulti dei dipendenti. Anche quest'anno andrò io personalmente a convocare il consiglio e assicurare gli stipendi. Gli altri che invece hanno fatto chiacchiere, che li ricevono in grandi saloni e fanno chiacchiere, sono le persone per bene. Allora, visto che tra poco devo chiudere il collegamento con Reggio Calabria, ci assicura che
riceveranno parte dello stipendio? Non lo posso assicurare, io, dottoressa Cascia, non sono io, lo fa la SOGAS. Noi possiamo assicurare, come abbiamo sempre fatto, e questo Attilio lo sa e deve essere onesto, il trasferimento del denaro, ma poi la SOGAS con quei soldi, io non gli posso dire, o no Attilio, è vero o no? Una dichiarazione la devo fare. Certo. La provincia di Reggio Calabria è stato l'unico ente che ha pagato nel corso degli anni una serie di soldi per varie motivazioni e varie imputazioni. E questo ha permesso alla SOGAS di sopravvivere tirando il fiato. Questo è fuori discussione, io l'ho sempre riconosciuto al presidente Raffa e alla provincia. E a tutti i consiglieri. Il punto è un altro, è che i lavoratori della SOGAS da tre anni a questa parte non prendono mai lo stipendio con regolarità. Attilio, cioè, lo so. La situazione di ritardo attuale, Attilio, lo so. È una situazione che è endemica. Ascoltami, noi trasferiremo 1.400.000, ma tu hai la certezza che su quei 1.400.000 vi daranno stipendi e non ci sono pignoramenti in atto? Perché è successo anche questo e tu lo sai. Sono arrivati i soldi l'anno scorso anno e c'era un pignoramento di 200.000 euro. Porcino, che voi dite Attilio, ha dovuto aprire un altro conto per non farvi pignorare gli stipendi. Quindi dobbiamo dire le cose per intere. Nessuno vi vuole penalizzare. Su questo stendiamo un pietoso velo. Spero che comunque mi auguro che questo sia un buon Natale davvero, per i lavoratori. Comunque ci vorrebbero 10 trasmissioni, dottore, per Reggio Calabria. Speriamo, un augurio che ci facciamo anche noi. Io ve lo auguro. Un augurio che ci facciamo anche noi. E ripetiamo, per quanto riguarda, noi siamo trasparenti, le buste però possono essere pubblicate di tutti. Poi vedremo chi ha dato, quando ha dato. Sicuramente noi l'importante è che mi pagano adesso giorni, dalla mattina fino alle 24 a lavorare. L'importante è che prima di Natale vi pagano due mensilità almeno, questo noi, è l'importante. Noi ce l'auguriamo e vi saremo. Noi abbiamo fatto questo sforzo di nuovo, abbiamo firmato una cassa integrazione con garanzia che almeno ci pagano almeno due stipendi e il rimanente del 7,30 che sono soldi già nostri, dovevano essere invece ancora più non che sacrosanto. Speriamo in un 2016 migliori, noi comunque vi siamo vicini e vogliamo darvi voce anche in futuro per raccontare come sta andando. Grazie mille a Francesco Creazzo. Vi ringraziamo. Grazie ai lavoratori, grazie al segretario della Ci vediamo domenica. Della Filt CGIL. Grazie, ci vediamo domenica. Grazie mille. Allora, ritorniamo su perché ho pochi minuti, mi date il tempo 5 minuti. Voglio tornare a Flora Sculco, quindi speriamo che vi coinvolgano per questo patto per la Calabria, perché da quello che ho capito ci saranno anche delle misure per le infrastrutture calabresi. Dovranno esserci e comunque io mi doterò di una proposta che farò in Consiglio regionale, che è la sede opportuna, ci sto già lavorando, ho già presentato un ordine del giorno nel Consiglio del 10 novembre, avendo già avuto modo di leggere il master plan, raccogliendo la novità di questa intenzione di Renzi finalmente di ingaggiare la battaglia dello sviluppo del Mezzogiorno, noi possiamo crederci o non crederci che questo verrà, ma io credo che dobbiamo crederci e dobbiamo lavorarci, altrimenti ci facciamo sfuggire, come spesso accade e accade da troppi anni, le opportunità. Fra l'altro c'è una novità contenuta nel master plan di Renzi, perché Renzi impegna, non mette risorse, non ci dà nessun soldo, perché mette insieme le risorse di cui già le regioni del Mezzogiorno dispongono, e cioè i POR, i fondi di sviluppo e coesione e le risorse che ci derivano dai PON nazionali, e ci dice con queste risorse voi dovete predisporre degli appositi patti allo sviluppo, perché io voglio sapere che cosa le regioni del Mezzogiorno vorranno fare con queste risorse. Ma dice una cosa importante, lì la specificità che io ho colto, cioè impegna in questa missione di sviluppo il Mezzogiorno e convoca all'impegno le partecipate statali, e cioè l'ENI, Finmeccanica, Fincantieri, Ferrovie dello Stato, ANAS, ci sono tutte all'appello per essere impegnate e convocate a partecipare a questa missione di sviluppo, così come avvenne nella fase della ricostruzione dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando mise mano all'economia per far ripartire il paese, lo Stato con le proprie partecipate, ci ricordiamo dell'IRI, l'Istituto di Ricostruzione Industriale, grazie al quale una parte
nostro paese, e cioè il nord, si crearono le condizioni dello sviluppo produttivo ed economico, adesso questo viene riproposto come metodo per il Mezzogiorno e per la Calabria in particolare. Quindi dobbiamo poter utilizzare questa grande occasione predisponendoci a compiere questo viaggio nella misura più adeguata e soprattutto preparati, per evitare che il governo Renzi, quando gli presenteremo la nostra proposta di patto per lo sviluppo, ci faccia una sonora pernacchia. Una sonora pernacchia, speriamo di no. Speriamo di no. O si faccia una risata. Allora, eroe, per concludere su questa questione degli aeroporti, come sarà, come lo vede questo 2016 per l'aeroporto di Reggio? Io lo vedo positivo il 2016, non soltanto per l'aeroporto di Reggio. Il 15 dicembre, secondo lei, l'ENAC ci dà l'ok? Sì, noi abbiamo avuto, e poi sono estasiato quando parla l'onorevole Sculco, io la voglio ministro. Noi abbiamo avuto un anno molto particolare e dobbiamo dire anche la verità. Quest'anno Renzi è stato bravo a rubarci qualcosina, perché noi solo come provincia di Reggio Calabria abbiamo pagato un contributo di solidarietà di 9 milioni di euro allo Stato. Una volta c'era il fondo rotativo di perequazione che dava agli enti locali un qualcosina, cioè gli enti più poveri ricevevano da quelli più ricchi, quindi dallo Stato a cascata. Quest'anno invece di ricevere 14 milioni di euro, la provincia di Reggio Calabria ne ha pagati 9, si chiama contributo di solidarietà, perché questo è l'anno del famoso fiscal compact. Quindi noi dobbiamo raggiungere il pareggio di bilancio, non si raggiungerà, ma comunque ci hanno levato qualcosina. Il prossimo anno, fortunatamente, noi siamo a pieno titolo città metropolitana, avremo i Pommetro, avremo degli ottimi rappresentanti alla regione, mi auguro da oggi in poi di interfacciarmi veramente con l'onorevole Sculco, perché ha le idee molto chiare, e quindi lo vedo positivo. Io vi ringrazio però anche come TV, quindi lo ringrazio vede positivo lei, anche per l'aeroporto, molto, speriamo molto, bene. Molto, perché l'aeroporto è fondamentale in una città che deve essere una smart city. Cominciamo a parlare di progettualità in una città dove si parlava di metropolitana leggera, veloce e compagnia cantando. Anche a Reggio ha queste caratteristiche, siamo soltanto nella provincia di Reggio, città metropolitana 700.000 abitanti, ma dall'altra sponda ce ne sono più che altrettanto, quindi arriviamo a 2 milioni di abitanti. Quindi lo vedo molto positivo, anche perché la tensione di quest'anno sta andando a scemare. L'unica preoccupazione mia è che abbiamo tantissimi che stanno peggio di noi, che sono sulle nostre sponde, dicevamo bene prima Crotone, c'è tutta questa serie di problematiche legate alla sicurezza europea, attentati, solo per questo lo vedo nero, ma io auguro anche da qui, visto che non ci vediamo, un buon Natale, un futuro migliore, sicuramente un 2016 di serenità, di pace e di prosperità anche per gli aeroporti calabresi. Ce lo auguriamo, speriamo che ci sia questa schiarita tra le nuvole per i nostri aeroporti. Grazie a Antonio Eroi, Presidente del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria. Grazie a Flora Sculco, grazie, consigliere regionale di Calabria in Rete, per essere stata con noi. Grazie a voi, come sempre, per averci seguito. Noi ci vediamo venerdì prossimo.